bene. Sarà le cose che mi piacciono. Però no. Sì. Siamo a un'ora e mezzo di è un paese. Ma come fa a farsi intervista? Scusate, no. Ma siete seri? No. Ma siete seri? Tra tutte e tre, ma senti che casino! Ma quello è bello. Rende l'idea. Ma rende molto l'idea. Succedono le cose e subito dopo che mi sono successe mi si sceneggiano e quindi si trasformano levi le parti noiose. Via delle Leandri è su un episodio sul quale al tempo soprattutto non sapevo se potevo raccontarlo, era una cosa troppo complessa, ci voleva anche un tipo di disegno per poterlo affrontare che al tempo non avevo ancora. Invece mi incuriosiva il giorno prima di quell'evento, no? L'ultimo momento di innocenza di una persona. Quello è, sembrava un bel tema da raccontare. Dopo che ho fatto la mia vita disegnata male, che è andato molto bene, molti editori mi hanno chiesto di scrivere un romanzo normale, che voleva dire senza disegno. E io ho risposto a tutti nello stesso modo. Voi non capite che la mia scrittura regge perché ci sono dei disegni accanto. Voi pensate in un vederli perché non ve ne frega un cazzo del fumetto, no? Ma il fumetto è più forte di voi. Cioè lui passa dove voi pensate che non vi passi niente. I disegni aprono le porte e le parole scendono dentro. È una cosa vera quella. Ero a Amsterdam in acido e il mio migliore amico del tempo mi guardò nei bagni del campeggio, ero Topolino. E lui cominciò a urlare disperato. Andai allo specchio del bagno e ero Topolino. C'avevo capelli rasati, al tempo ne ero sì scavato, ero un po' tutto lì. Questo orecchione in questa maniera che dalle risate ero non rosso, ero nero, per cui vedo questo specchio, ero davvero Topolino. Poi un racconto me, io ho fatto un pupazzo di me e gli faccio fare della roba. Un po' di bella roba è vera, ma è il modo in cui vedi e ricordi le cose, no? Non è il modo in cui poi le metti su carta. Ci sono arrivato anche un po' tardi, quasi tutta la prima produzione di Frigidea, cioè i due albi di Ramarro, io li ho realizzati a Matera, che era la mia città. Quando è partito si proponeva come il superfluo indispensabile, il nome stesso Frigider ti dà l'idea di essere una merce. Ci trovavamo in un mondo in cui le merci ci assorbivano e ci assorbono oggi più di prima. Stavamo stabilendo insieme una cartografia per entrare in questo viaggio e trovare una nostra dimensione, una nostra riconoscibilità. C'era Sparagna e Scozzari sostanzialmente. Tamburini ormai era fuori dalla redazione, infatti non l'ho neanche conosciuto, lui è morto nell'86 appunto. Pazienza l'ho conosciuto un po' alle fiere perché anche lui era già in fuga. Visto fare quel fantastico murale. Io ero lì a guardarlo con la mascella per terra e quella fu veramente una performance. Se ci fosse stato un gruppo a suonare sarebbe stato epocale. E lui aveva di fronte una parete di svariati metri, senza bozzetto, pennello e acrilico nero diretto sul muro. Ha disegnato una battaglia. Avanzava, andava avanti e indietro dalla parete e chiaramente si dedicava al dettaglio e si allontanava per avere là lo scenario, ce l'aveva tutta in testa, sapeva dove voleva arrivare, oppure se non lo sapeva ne sapeva un bel pezzo e poi a quello aggiungeva degli altri e progressivamente prendeva vita questo racconto di questo scontro mitologico. Mi ricordo il commento di Vincenzo di Sparagna fu: eh vabbè, è tornata all'Accademia. Si diverte. A me sembra che l'avessero invece concordata precedentemente questa cosa.
cioè lui sapeva che voleva fare questa cosa, ma alla fiera d'oltremare io credo che gliel'abbia chiesto. Coraggioso, allegro, sempre con uno stuolo di persone che prendevano da lui quotidianamente alla Corte dei Miracoli intorno. E lui non diceva mai di no a nessuno, non era mai maleducato, non era mai, aveva tutte queste caratteristiche qui. Non so se sarei stato questo tipo di disegnatore, ma non sarei stato questo tipo di persona. Vedendo il lavoro suo sono diventato una cosa, umanamente, al di là del disegno. Non avrei dato fiducia a quella strada se non avessi visto che qualcuno l'aveva percorsa e che quella persona esisteva in carne e ossa. Di essere legata a un artista geniale, incredibile, unico come Andrea non mi ha reso la strada più facile, tutt'altro, me l'ha complicata moltissimo. Quella definizione di essere pienissimo, diseissimo, si riferiva a Paolo Conte ed è una delle storie della serie Tutte le persone celebri che mi hanno colpito. Questo mi dà già la dimensione. Autoironica ma allo stesso tempo egocentrica. Della costruzione del personaggio, quindi di doversi spogliare di se stessi e dei giudizi per poi diventare qualcun altro, impari a conoscerti. Mi piace interpretare un personaggio, fa parte di me. Quel periodo in cui ho fatto cinema è stato dal 95 fino al 2000. Ho lavorato con Gabriele Muccino al suo primo film. È una scena in cui vanno al cinema, no? E vedono un film, c'è la scena di una torturatrice, perché poi io facevo sempre questi ruoli. Cioè, è uno che comunque nella storia lì ha represso ogni suo sentimento tutta la vita, per cui è una scatola. Mi piaceva l'idea di trasformarlo, no? Che un avvento epocale per la Terra diventasse anche un avvento particolare per il protagonista. E lui nel film è uno che accetta tutto quello che gli succede, no? Sì. E lì invece c'è una decisione, l'unica della sua vita, di andare incontro a una cosa ignota invece di scappare come fanno tutti. Quando ho fatto il film sembrava che non sarebbe mai cambiato nulla in Italia. Più che altro sai, parlavo con i miei amici più giovani e nessuno aveva ma nemmeno uno scampolo di idea di futuro. E questo è l'unico modo possibile in cui si sta al mondo, questa è l'ultima società possibile, sarà così fino alla fine dei tempi. E a me questa roba mi faceva una paura boia. No. E poi c'era anche quest'altra cosa di appunto, c'avevamo sto presidente del consiglio che andava a puttane minorenni con intrallazzi mafiosi. Cioè, avevano fatto in 20 anni, perché questo hanno fatto, in 20 anni avevano demolito l'idea di bene e di male. A un certo punto Sergio Staino ebbe questa possibilità di fare un film e quindi lui aveva scritto questa sceneggiatura e aveva proposto ad Andrea uno dei personaggi protagonisti di questo artista che disegna madonne, ma in realtà poi disegna donne nude nella chiesa e che amava tanto gli animali, tutte queste caratteristiche tipiche di Andrea. Il personaggio era ritagliato su di lui, addirittura si chiamava Andrea. Mi ricordo Andrea che leggeva questa sceneggiatura tutto bello, pungolante della... fatto che qualcuno avesse scritto perfino un personaggio ad hoc,
quando poi a un certo punto scopre che questo personaggio tradisce tutti gli amici, e lui ci è rimasto malissimo. Era talmente ritagliato su di lui il personaggio, che il fatto che poi finisse così non poteva essere considerato solo un'invenzione del regista, diciamo, dello sceneggiatore, no? Sembrava quasi che lo Staino considerasse Andrea veramente capace di tradimento. Invece? E invece lo era. Non lo so, adesso scherzo. Idea della crisi imminente alla portata da dacci oggi la nostra crisi quotidiana, insomma. È un modo per distrarci, probabilmente, per non farci pensare alla dimensione in cui oramai siamo calati, che è quella di consumatori drogati. Ci pongono una continua dimensione di necessità. Dobbiamo assolutamente procurarci il jeans nuovo perché non si può andare con quello liso. Oppure se non hai quello liso non sei up to date, no? È una dimensione di continua crisi perché questo stimola un mercato globale su cui si fonda tutta la nostra vita, la nostra esistenza stessa. La nostra missione è distruggere il pianeta, possiamo farcela. Questo è il mio motto. Sono stato sempre molto credente, non un credente tipo cattolico, religioso, ma credente dello spazio, universo, quindi un Dio più grande di me. Ora credo invece che un Dio possa essere pure alienico. Sono in una fase proprio quella, a 20 anni sei un giullare, poi cominci a prendere coscienza e magari diventare altre cose. Cercare di diventare anche una persona che non frega gli altri, una persona che non disturba la libertà degli altri, questa cosa mi piace molto. Io credo che l'unico atteggiamento di sincero rispetto che possa avere una persona di 50 anni come me verso una di 20 sia di non fingere di esserle amica. Se c'è una cosa che io detestavo quando ero ragazzo, negli adulti che si occupavano di noi ragazzi o che pensavano di capire noi ragazzi, è impossibile. C'è una frattura genetica tra i giovani e i non più giovani, capito? È proprio impossibile, chiunque dica al contrario mente, però gli puoi voler bene. Cioè gli puoi voler bene, li puoi odiare con il modo positivo. Con affetto. Con affetto. E allora se sai fare due cose, fai operazioni dove provi a trasmettere. Sicuramente niente a caso, anche trascinarsi per anni un rapporto ha il suo perché rispetto al tuo percorso evolutivo, ma ci sono dei momenti in cui devi chiudere, e se non lo fai è per pigrizia, paura, mille motivi che non ti permettono di fare un passo avanti nel tuo percorso, ti fermano, no? Quindi in quel momento lì tu stai perdendo tempo. Thank you.